Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi vi faccio vedere in questa nuova guida per Valheim come trovare e fare il Darkwood, che vedete che è questo nuovo materiale con cui possiamo costruire, il materiale con cui ho costruito il tetto. Allora, per trovarlo dovete andare nei biomi delle Plains. Una volta che siete nelle Plains dovete cercare, io adesso sto usando il debug mode in modo da potervi far vedere le cose senza rischiare, dovete trovare queste cose qua. Questo qua che vedete è un pozzo all'interno del quale potete trovare il tar. Guardate, se mi avvicino vedete tutte queste cose, tar, tar, tar. Non possiamo sollevarle perché dice che è bloccato nel pozzo, e poi vi spiego come fare a tirarle fuori, ma questo è il materiale che ci consente di accedere ai pezzi di costruzione building, questi qua. Single roof corner, single roof ridge, eccetera eccetera, tutti questi qua che sono fatti con il tar, come vedete. Da notare che nelle parti di plains già esplorate non compariranno dei pozzi di tar, quindi per trovarli dovrete esplorare nuove plains rispetto a quelle che avete già esplorato, ok? Questa è una cosa fondamentale. Una volta che avrete esplorato nuove plains e avrete trovato questi pozzi, fate attenzione a questi, che sono i mostri che troverete. E adesso vi spiego un po' come affrontarli poi quindi come recuperare il tar, perché loro, una volta sconfitti, ci possono droppare il tar. Allora, il metodo migliore per far fuori i Growth, che sono quei mostri là neri che saltano, che ci impediscono in realtà di prendere il tar, è quello di avvicinarsi e stare attenti, perché loro lanciano degli attacchi ranged che possono farvi male. Adesso, se vedete, questo è del tar che sto raccogliendo, che deriva dai Growth che ho già distrutto. Vedete? Quella roba lì vi fa una caterva di danno. Voi vi avvicinate dopo che loro vi hanno sparato e ne fate fuori uno per volta. Vedete, facendoli fuori droppano il tar e quindi già un modo per ottenerlo è facendo fuori queste bestie. Ma poi quello che dovrete fare in realtà per ottenere il tar veramente, e quindi per minarlo praticamente da questi pozzi, che come vedete, no, it's stuck in the tar, è bloccato nel tar e non riusciamo a recuperarlo. Allora, come si fa? Innanzitutto vedete questa roba? Io sono rallentato dal tar. In alto a sinistra vedete tarred, vicino a wet. Io adesso rientro così ve lo faccio vedere. Guardate, compare tarred. Questo tard significa che noi siamo rallentati, perché diventiamo appiccicosi da questa specie di sostanza che è una specie di petrolio. E ecco, come noi diventiamo appiccicosi e quindi siamo rallentati, quindi attenzione a non venir colpiti dagli sputi, diciamo, di quei mostriciattoli, perché vi rallentano anche, e fatene fuori uno per volta. Come noi siamo appiccicosi, così il tar dentro il pozzo non riusciamo ad estrarlo perché appunto è appiccicoso. Come si fa? Adesso vi faccio vedere. Quindi ciò che dovete fare per estrarre il tar è questo: equipaggiare la nostra bella piccozza e con quella scavare, guardate, scavare così, in modo che piano piano il tar praticamente riesca a fuoriuscire dal laghetto. Quello che vi consiglio di fare è scavate in modo che riuscite ad andare in basso, vedete, così, e allungate molto questa specie di canaletto. Dovete fare tanti canaletti come questo, e guardate, adesso se io rompo qua nella parte più vicina al pozzo di tar, il tar riuscirà a penetrare, esatto. Attenzione a non rimanere infognati nel tar, ovviamente, e vedrete che piano piano il tar scorre, cioè il lago praticamente defluisce, e vi rende possibile andare ad estrarre le particelle di tar che stanno là. Ecco, una volta che avrete scavato abbastanza, come vedete qua, il tar sarà, insomma, il pozzo sarà scorso da qua a giù, e quindi si saranno liberati questi pezzi di tar che possiamo adesso prendere. Come vedete, ogni pezzo ce ne dà 3 o 4.
Vedete? Addirittura anche 20-25. Quindi è fondamentale per recuperare il TAR fare questa operazione di scavare questi canali che consentono al materiale poi di fuoriuscire. Una volta che il materiale è fuoriuscito, voi potete recuperare il TAR e poi semplicemente prendere il martello, andare su building e quando siamo vicini alla nostra workbench, che dovrebbe essere qua, eccoci. E adesso potete utilizzare il TAR per produrre quello che volete. Farò anche un video su tutte le nuove cose che possiamo costruire con questo materiale. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche perché arriveranno altri video sull'aggiornamento Heart and Home di Valheim, tra cui un video su come fare la Crystal Battle Axe, il video su come costruire con i nuovi materiali, perché abbiamo anche tra i materiali il muro di cristallo, che è questo che vedete qua, trasparente, come vedete. Vi parlerò dei nuovi cibi e dell'upgrade del calderone e insomma di tante altre cose che sono disponibili adesso con l'aggiornamento Heart and Home. Quindi iscrivetevi al canale, mettete la campanella delle notifiche e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti e alla prossima.